Il sindaco di Caserta Carlo Marino, il presidente della provincia Maiocca e il consigliere regionale Zinzi hanno dato mandato ai legali per difendere città capoluogo e territorio provinciale dai contenuti della guida turistica Italia del Sud e Isole edita da Feltrinelli. A pagina 83 della guida infatti viene riportato: quasi del tutto dominato come territorio dalla camorra e a volte chiamato triangolo della morte, non è un'area in cui soffermarsi. Penso che sia un atto gravissimo di chi non conosce né il territorio, né l'aspetto sociologico, né l'aspetto culturale, né l'aspetto urbanistico. Io la chiamerei incompetenza, incapacità e inadeguatezza nello scrivere quello che i turisti invece vogliono conoscere delle bellezze di un territorio. Mi sembra una lettura non solo non realistica del territorio, ma addirittura piena di insulti e di razzismo. Manteremo una PEC alla Feltrinelli in cui chiediamo il ritiro immediato della rivista dalla diffusione della rivista, e qualora non verrà fatto noi adireremo all'autorità giudiziaria competente al fine di verificare non soltanto il linguaggio diffamatorio per la reputazione non solo della città capoluogo ma dell'intero territorio della provincia di Caserta, ma anche valutare eventuali azioni di danno all'immagine e il danno anche al sentirsi fortemente uomini del sud e uomini della campani e del territorio casertano.